Benvenuti amici YouTube, qui Okra 1993 e oggi sono qui con il mio amico Riccardo. Ciao a tutti. E questo video sarà un video di discussione riguardante la carta Solemn Judgment, che è appena tornata, e altre counter, trappole fortissime che ormai abbiamo nel meta. Insomma, faremo un discorso generale sul ritorno di una carta molto vecchia che non vedeva la luce da tanto tempo, proprio per la sua forza, e adesso si può tornare a giocare a uno, senza nessun tipo di errata, quindi l'effetto lo conosciamo bene. Questa carta, al costo della metà dei propri life points, nega qualsiasi mossa di Yu-Gi-Oh! Sostanzialmente. Quando un mostro sta per essere evocato o una magia o una trappola è attivata, appunto, paghiamo la metà dei nostri life points, neghiamo quella mossa, o l'evocazione o l'attivazione di una carta. Se lo facciamo, distruggiamo quella carta, ovviamente. Fondamentalmente questa carta qua non vedeva la luce perché la meccanica stessa della carta richiede un'attenta analisi, cioè pagare metà dei life points a un giocatore poco esperto può suonare come: ah no, ma questa carta non si può giocare. Infatti all'inizio, quando questa carta è uscita, parlo di tanti tanti anni fa, non venne giocata subito perché era un meta molto lento, molto tranquillo, e quindi no, Poi i life points erano 4000. Nel credo, non mi ricordo gioco erano assolutamente. 4000. Nel gioco, nel cartone, noi giochiamo con le regole vere. Però ai tempi io mi ricordo alcuni discorsi del tipo: però metà dei life points, perché dovrei giocare una carta del genere? Poi dopo, quando cominciarono a entrare un po' più prepotentemente carte magari che condizionano una partita in maniera pesante, si è disposti anche a pagare metà dei propri life points anche inizio partita. Del resto ci sono mazzi, esempio stupido, come Hero, che con la propria carta magia un eroe sopravvive, per far partire il mazzo pagano già la metà dei loro life points senza guardare troppo le A conseguenze. volte lo fanno anche più di una Più di una volta volta a a partita. partita. A pensare solo che magari dopo due Hero Leaves noi attiviamo un Judgment pagando 1000 life points, per dire, perché 8000, 4000, 2000 e poi Judgment, quindi non ci viene a costare meno Esatto, di uno dipende strike, sempre dal momento in cui l'attiviamo. Ci ovviamente. va anche un po' di Un giudizio. po' di giudizio nell'attivare il giudizio, Esatto. perché ovviamente inizio partita può essere molto pesante, ma negare una mossa, per quanto si paghi, può essere risolutivo in questo gioco, assolutamente. Possiamo vedere per esempio un confronto rispetto agli altri Gli altri solenni counter, gli altri solenni, anche detti Gesù. di Gesù, che hanno sempre il nostro bellissimo uomo dai capelli e barba bianca con l'immagine. Che nega l'ingresso agli angeli, non Sì, si tutto, capisce. mette la mano avanti È e niente. nega, oppure lancia i fulmini e le saette. Allora abbiamo, vabbè, quello ovviamente in ordine di, come dire, anzianità, dopo giudizio c'è l'avvertimento. Avvertimento che rimane a uno e rimarrà, si spera, perché sennò poi diventano In troppi. OCG è a 2 se non erro adesso. Credo di sì. Io spererei, cioè, onestamente spererei Ci manca solo questo che sale ancora di numero. Sì, così giochiamo un judgment, Solo 3 counter. warning, 3 strike, prego, Siamo a 7-5, posto. vai. Però warning rimane comunque tuttora una carta potentissima e nega un'evocazione pagando 2000 life points. 2000 è una cifra considerevole, ma Onesta. onesta. Per quel che fa, comunque, anche sulla normal, Esatto, quindi no? Quindi molto molto forte. Poi abbiamo più recente lo strike, che è quello più utilizzato secondo me negli ultimi tempi. Perché ma perché? Perché è a 3 è a 3 e sostanzialmente. E quindi. Esatto, pagando anche una cifra inferiore, la 1500. cifra si tratta di 1500 e la negazione è quella praticamente. Ed Ci è permette di forte. negare una mossa. Una mossa che sia un tipo di evocazione, quindi quella speciale, quindi una specie di warning, ma, e questo è importante, l'effetto di un mostro. Quindi al posto di annullarlo, magari, e distruggerlo, io ti attivo una counter dietro, quindi tu non puoi chainare altre cose dietro la sua Esatto, distruzione, e poi quindi nega da qualsiasi parte, da ricordiamo. qualsiasi parte, bandite, cimitero, Cimitero, Iron nido, Man, quello che vuoi, strike, via. ed è a 3. Quindi giocare 3 strike in un mazzo ti consente di pagare
pagare poco più della metà dei life points disponibili, sì, a livello teorico, e avere ancora una buona quantità di life points per condurre la partita. Quello un po' meno conosciuto dei solenni è lo Scolding. È tornato un attimino in auge con lo scontro ad armi pari, perché questa, se la metti lì mono set, nega anche quella. Però appunto, come dicevi tu, meno conosciuto e meno usato fino a quel momento. Sì, perché... come mai secondo te? Ma secondo me perché ha delle restrizioni abbastanza potenti. L'effetto in sostanza, in pratica, è quello del giudizio. Però cosa succede? Ci sono due restrizioni potenti. La prima un po' di meno, perché pagare 3000 life points, sì, sono di più dell'avvertimento e sono una quantità notevole, ma se noi pensiamo che in certi casi attiveremo il giudizio pagando 4000 senza guardarci più di tanto, 3000 alla fine ci può stare. È anche più conveniente. Esatto, ma non può essere giocata in tutti i mazzi, perché richiede che questa, per essere attivata, debba essere l'unica carta settata che noi possediamo. E quindi in un mazzo a livello di trappole magari abbastanza pieno nel main, non potrà mai essere l'unica settata. Oppure se la settiamo insieme ad altre, non possiamo attivarla anche quando vorremmo negare una mossa importante. Oppure se la settiamo da sola, magari basta un semplice tifone spaziale mistico per toglierci la carta più forte che abbiamo. E in quel caso tu attiveresti Scolding in chain. Scolding pagando 3000. Neghi il tifone. Nego il tifone, però il tifone si chaina dietro perché si sa che ha forza 4. Non è counter che incatena a speed 3, a speed 4 tifone, quindi nego. Però, a parte questa piccola cosa, Scolding appunto è per quello meno conosciuta, meno usata. Sempre da tenere d'occhio, perché in certi mazzi magari giochiamo noi solo tre scolding di trappole, magari anche di side, appunto per la Heavenly. Esatto, perché può essere negata. Poi abbiamo altri esempi recenti e mai utilizzati praticamente, se non in mazzi specifici recenti particolari, e un po' meno recenti, sì, perché ci sono delle trappole counter che non richiedono necessariamente paga 4 milioni di life points, no, semplicemente richiedono magari una condizione non troppo proibitiva come lo scolding, per esempio recall, giusto? Recall, sì, richiamo una counter che è stata anche ristampata di recente, che anziché pagare life points dà un piccolo vantaggio all'avversario, piccolo tra virgolette, che sarebbe quello di pescare una carta, quindi una sottospecie di corruzione oscura, no? Esatto, corruzione oscura per gli effetti dei mostri. Questa carta qui è una counter, quindi sempre speed 3. Un mini strike che viene sottovalutato, perché pescare uno ovviamente di questi tempi insomma, ma già da un po' di tempo far pescare carte all'avversario diventa insostenibile, un vantaggio assurdo per certi versi. Però se noi neghiamo una mossa importante, lui può pescare una carta che magari gli è gialla, a quel punto non la può usare. Oppure abbiamo un esempio un pochino più vecchio, il corno del paradiso, che ovviamente con sotto c'è, cioè, il corno del paradiso, oppure il grande corno del paradiso, insomma counter un po', anche un po' più vecchie, anche il corno nero, nero che sotto condizioni un pochino più restrittive, senza necessariamente pagare life points, facevano una mossa veramente forte. E mi chiedo, col ritorno anche di Judgment, il mazzo Fata, Fairy, Counter Fairy, insomma, cioè ci metti anche Judgment, insomma, esatto, diventa sempre e più... si vende il prodotto. Esatto. Poi abbiamo un ultimo esempio appena uscito, bel nome, Showdown, sì, of the Secret Sense Scroll Techniques. Abbastanza facile, abbastanza, no, semplice. Attivo Showdown of the Secret Sense Scroll, sì. Esatto, eccetera eccetera. Counter che vedrà gioco secondo te? Magari di side? Magari di side contro mazzi che usano più copie della stessa carta anche nello stesso turno. Vedi, esatto, Diagram probabilmente. Questa carta recita: quando il tuo avversario attiva una carta magia o trappola o l'effetto di un mostro con lo stesso nome di una carta che è nel loro cimitero, possiamo negare quell'attivazione e, se lo facciamo, distruggere quella carta. A costo zero. Costo zero e nessun vantaggio per l'avversario. Nessun vantaggio dell'avversario, costo zero, una restrizione non troppo potente, perché ok, richiede che l'avversario comunque quella carta te l'abbia già attivata e magari il danno te l'abbia già fatto, ma evita magari, come può essere intuito dall'immagine, evita il colpo definitivo e risponde negando
la seconda attivazione. Esatto, quindi... magari alcuni mazzi loop che attivano 400 volte gli effetti che la Konami fa, che non sono una volta per turno. Level Eater, banditi. Esatto. O carte multiple come poteva essere, non so, il Quick Fix per Spiral che viene attivato 800 volte. Il primo tocca il Cimi, il secondo verrà negato. E quindi potrebbe essere utile, potrebbe risultare utile. E a costo zero. Cioè, e mosse potenti che Judgment può negare. Beh, così come lo Scalding era tornato in auge per questa. Assolutamente, cioè Evenly Matched può essere negata da Judgment e può risolvere una partita. Cioè, noi cosa possiamo... l'avversario investe il suo turno settando Evenly Matched e basta. Per a poi, meno che non l'attivi dalla mano. A meno che ovviamente non l'attivi dalla mano. E poi, comunque, anche attivando la mano noi possiamo negarlo. Investe, si salta, salta la main 1 e la battle, quindi come dici tu investe il turno e lo spreca. Lo spreca perché noi, anche pagando 4000 life points, evitiamo la distruzione totale, cioè bandice, tutto. Banniamo 5, 6, dipende. Quindi non si pone il problema. Un'altra carta che è tornata da... sbandita insieme a Giudizio Solenne proprio per farsi negare da quest'ultimo è Mostro Resuscitato. Mostro Resuscitato è una mossa potente che vede non molti modi per essere negata in sé la carta, oltre ai neghini tipici delle magie, magari come Natura Bestia, c'è Warning, c'è molto altro, quindi Strike, ok, aggiungiamo un altro, così Mostro Resuscitato si spiega perché è tornato uno. Perché c'è un'altra carta che controbilancia questa mossa così forte. Magari. Questa può essere la spiegazione. Quindi, cosa si può dire? Questa è una carta assolutamente assurda. Perché la cosa forte è che non ti fa perdere. L'attivazione di questa carta non ti fa perdere. Proprio perché non recita una cifra esatta da pagare. Warning 2000. Strike 1500, Scalding 3000. Se tu non hai quella quantità di life points, la carta non può essere attivata, altrimenti perdi. Judgment, anche con 20 life points, ne pago 10 e ti nego una mossa. Insomma, anche dopo che attivi Utopia, quello che ti lascia 10 punti, per esatto, attivare Judgment, paghi 5, cioè, non è male. Questa carta ci sta a 1. Ma io personalmente credo che si dovrebbe ridurre almeno di una copia. Io preferirei di due gli strike, perché poi si va in una situazione in cui io attivo tre strike, perdo 4500 life points, attivo warning, ne perdo 6500, judgment mi costa niente. Cioè non ha senso. E sono ancora in partita dopo che ti ho negato 5 mosse, cioè una mano. Quindi diventa un po' proibitivo giocare. Non capisco questa mossa del rimettere Judgment a 1 e lasciare Strike a 3. Diventa... vedremo cosa succederà. Speriamo, insomma... Perché tra counter e hand trap qui ce ne sono davvero tante. Esatto. È vero che i mazzi forti vanno fermati, perché fanno delle combo pazzesche ormai i mazzi da meta. E quindi possiamo capire perché vengano prodotte sempre più nuove hand trap e perché il Judgment possa essere tornato per bloccare mosse forti. Però è troppo, cioè, è troppo. Secondo noi potrebbe essere sì, secondo voi fatecelo sapere nei commenti. Quindi direi che per oggi è tutto. Se avete suggerimenti commentate pure qui sotto, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Un saluto da Okram e da Riccardo e alla prossima.